Ragazzi, buongiorno e benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Allora, questa è la nostra prima lezione a distanza. Cominceremo con un nuovo argomento, abitazione e appartamento. La prima parte della lezione è un video, quindi potete fermarlo e rivederlo più volte, a seconda delle vostre esigenze. Alla fine ci sarà invece un modulo da compilare che mi invierete. Cominciamo con la lezione. L'abitazione. L'abitazione è uno spazio organizzato, diviso in stanze, in cui vive una famiglia. La casa può essere autonoma oppure un appartamento. Di solito la casa autonoma è divisa in casa colonica, cioè una casa rurale, villetta, cioè un edificio di almeno 3 piani, villetta schiera, un'abitazione su 2 o 3 livelli, cioè di 2 o 3 piani, alcune volte a un giardino privato, che forma una fila continua di abitazioni. Queste le abbiamo anche a Sulmona. Guardate, questa è una casa colonica, questa per esempio è una villetta, queste invece sono delle case a schiera. L'appartamento. L'appartamento è un'abitazione indipendente all'interno di un edificio che comprende più appartamenti. Questo è un edificio che comprende vari appartamenti. L'appartamento si può classificare in base al numero di stanze, quindi può esserci un monolocale, un appartamento di circa 25 metri quadri, diciamo come la nostra aula. È formata da una sola stanza che svolge pranzo, soggiorno, letto. Poi c'è un bilocale, cioè un appartamento di solito di 2 stanze, formate da soggiorno, pranzo e da un letto. Poi c'è un quadrivani, appartamento con 4 stanze di circa 80 metri quadri, cucina, soggiorno e 2 camere. Andiamo a vedere qualche esempio. Questo è un monolocale bilocale, quindi abbiamo un ingresso, vedete. Questo è il monolocale unico in cui abbiamo la cucina, si fa tutto qui. Questo invece è un bilocale, abbiamo un ingresso, infatti c'è una camera da letto e invece c'è il secondo locale in cui c'è anche un cucinino. Questo invece è un quadrivani, cioè un appartamento di 4 stanze, abbiamo sempre un ingresso, poi c'è la zona cucina, la stanza dedicata al soggiorno. Le 2 camere. Qui c'è un piccolo ripostiglio e qui c'è il bagno. Adesso prendete il libro nella zona dedicata all'appartamento ed andiamo a vedere insieme l'appartamento e che cos'è l'appartamento. Possiamo sottolineare insieme come facciamo a lezione. Quindi l'appartamento è quella parte dell'edificio destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Prendiamo in considerazione lo spazio architettonico che conosciamo meglio, quindi la nostra casa. Chiamiamo appartamento l'insieme dei locali in cui viviamo abitualmente. Gli ambienti sono le stanze o le camere. Altri locali sono destinati alla cucina, al pranzo, al soggiorno, devono avere dimensioni adeguate al numero delle persone che vivono nell'appartamento. Infine, troviamo altri vani come l'atrio, l'ingresso, il corridoio, il disimpegno, i servizi igienici ed il ripostiglio. Quello che abbiamo già visto prima, in altri casi l'appartamento è costituito da un unico locale con un servizio igienico e l'abbiamo visto, cioè il monolocale. Nell'altra pagina andiamo a vedere l'organizzazione dell'appartamento. Molti appartamenti di medio-grandi dimensioni sono organizzati in zona giorno, accessibile direttamente dall'ingresso, e l'ambiente in cui si pranza e si trascorre il tempo libero, quindi zona pranzo, cucina, un eventuale servizio. Qui vedete abbiamo la zona giorno, zona notte, in genere la parte più tranquilla della casa ed è costituita dalle camere da letto e dai servizi. In questo appartamento qui abbiamo, vedete, la zona notte, quindi suddivisione fra zona giorno e zona notte. Bene,
Abbiamo finito con questa lezione. Adesso ripassa sul libro e poi, finito di ripassare, vai sul registro elettronico ed apri il modulo sulla didattica a distanza, cioè il modulo che poi dovrai rinviarmi. Buon lavoro!